Sindaci di Fossa Cesia, Santa Maria in Baro e Mozzagrogna che festeggiano il passaggio della provinciale ex statale 524 Lanciano-Fossa Cesia-Adriatica all'ANAS dopo anni di richieste, lamentele per asfalto lesionato, buche, manutenzioni ai minimi termini. E cosa certa? Torna sotto il patrimonio dell'ANAS l'importante arteria, il che vuol dire più attenzione verso questo importante snodo di collegamento sia in termini di manutenzione che di sicurezza. Nel 2001, come altre statali, infatti, la competenza della ex SS 524 era passata alla provincia di Chieti, che, come altri enti italiani, si è trovata a non poter eseguire una regolare manutenzione per mancanza di copertura economica. Entro qualche mese, l'importante strada, percorsa quotidianamente da migliaia di automobilisti, sarà nuovamente patrimonio dell'ANAS con ampie garanzie. Il presidente della provincia, Mario Pupillo, rivendica il ruolo decisivo nel fondamentale passaggio, ricordando anche i recenti lavori che hanno visto nuovo asfalto per larghi tratti degli 11 chilometri, ma i sindaci non ci stanno. La questione, insomma, diventa politica. Il primo cittadino di Fossa Cesia, Enrico Di Giuseppe Antonio. Intanto diciamo francamente, perché torna all'ANAS? Perché dell'ANAS ci fidiamo? È una delle aziende pubbliche che ha la manutenzione di importanti strade, che svolge il proprio lavoro con correttezza e puntualità. E mi sono battuto da 10 anni a questa parte, non solo da presidente della provincia, ma da sindaco, e poi sono tornato a fare sindaco assieme al sindaco di Santa Maria in Baro e Mozzagrogna per ottenere questo risultato. Sa che cosa ho registrato su Facebook l'anno scorso, dopo un incontro al Ministero delle Infrastrutture? Che nessuno in questa regione si era occupato di questa importante arteria che congiunge una città importante come Lanciano alla mare, alla statale 16, a Fossa Cesia Marina, importante rete viaria come la statale Adriatica 16. Perché dico questo? Perché bisogna impegnarsi nell'attività istituzionale. L'impegno deve essere chiaro, non può rivelarsi una dichiarazione e basta. Bisogna presentare la documentazione e bisogna seguire, in un paese dove purtroppo la burocrazia ha solfato tutto, il problema che si intende risolvere.